Hola chicos! Ah no, forse ho sbagliato lingua. Vabbè, come state? Io comunque stavo cucinando una torta, però ecco, non è il mio forte cucinare. Però vabbè, ora mi prendo un attimo, cerco di capire dove ho sbagliato e nel frattempo è arrivato quel momento. 3, 2, 1... Io sono Nikki e questa è la mia pasta del cuore. Del cuore perché mi piace dare consigli di cuore. Di solito li do ai miei amici, ma questa volta è speciale perché ho deciso di aiutare proprio voi. Nelle ultime settimane sono arrivate un sacco di richieste sui social di Dea Kids. Io ho letto un bel po' di cosette, scelto le migliori e adesso sono pronta a rispondervi. È arrivato il momento di leggere il DM del giorno. Allora, vediamo che cosa possiamo scegliere oggi. Questo da questo. Oggi parliamo di cinema. Beh, penso che capiti a tutti quanti di andare ogni tanto al cinema e ogni volta è molto difficile scegliere il film da vedere. Quindi leggiamo che cosa mi ha scritto Marcella. Ciao Nikki, come stai? Io mi chiamo Marcella e ho 12 anni. Venerdì prossimo io e le mie amiche abbiamo deciso di andare al cinema. Ma c'è un interrogativo. Stella non ama i film comici e Rebecca non sopporta i film romantici. Rebecca, io sono con te, io ti capisco, io ti capisco. Siamo tutte un po' diverse nei gusti e non so come fare per trovare un film che possa piacere a tutte quante. Hai qualche suggerimento su che tipo di film potrebbe piacere a tutte quante e farci passare una serata divertente? Non vorrei che qualcuna si sentisse messa da parte. Sono disperata, aiutami Nikki. Ciao Marcella, allora ti capisco benissimo, anch'io sono molto complicata perché io esco sempre con degli amici che amano gli horror, ma io sono troppo paurosa, sai, a me quelle cose proprio... E quindi ogni volta mi ritrovo lì che dico no, io non voglio e un po' bisticciamo perché loro ci tengono tanto a guardare quegli horror, però sono gentili, ogni tanto mi danno il contentino. Io penso che la scelta migliore sia quella di andare a vedere un film d'azione. Sono super carini perché ti tengono incollato allo schermo per tutto il tempo, sono spesso simpatici e appunto intrattengono veramente molto bene. Però sai cosa? Se non vi piace neanche quello, potete fare questa cosa qui. Andate al cinema una volta al mese, potete scegliere voi in realtà con quanta frequenza, e ogni volta scegli una persona diversa il film, così siete tutte felici e nessuna si sente esclusa. Marcella, fammi sapere che film andrete a vedere, che così magari se è bello vado a vederlo anch'io. Ma non è finita qui, è arrivato il momento della nostra rubrica speciale Chiedilo a Nikki. Io qui ho una bellissima bowl con un po' di domande che mi avete fatto e adesso il caso sceglierà a cosa devo rispondere. Oh, è caduto uno, lo lasciamo lì. Da 1 a 10 quanto pensi di essere simpatica? Allora, se devo fare la simpatica ti dico 10. Però se devo essere sincera, ho conosciuto persone purtroppo molto più simpatiche di me. Quindi mi do un 6, perché conosco delle barzellette carine, ma ne conosco solo due. Devo un attimo migliorare, eh. Cosa hai studiato a Venezia? Io ero andata ad un liceo artistico e avevo scelto l'indirizzo poi di architettura. Era veramente bello, però poi non ho continuato a studiare architettura. Mi piace di più fare video, dire cose. Ti piace il tuo nome? Molto, anche se devo dire che sono molto invidiosa di quello di mia sorella. Sanne, bellissimo. Nikki è un po' più... Ah, Nikki, capito? Però la mia mamma mi ha sempre spiegato perché mi ha chiamato Nikki e quindi io sono molto felice del mio nome. Lei voleva un nome che fosse da femmina, anche se in realtà è un nome da maschio in Inghilterra, quindi non ha senso, però non importa. Un nome da femmina che però fosse un po' da maschiaccio, perché non voleva una femminuccia tutta... E sono nata io, che mi arrampico ovunque, quindi penso che il nome abbia aiutato. Ragazzi, io mi sono divertita veramente tantissimo e spero anche voi. La pasta del cuore non finisce qui, quindi voi continuate a scrivermi un sacco di messaggini che poi leggerò sui social di Dea Kids e vedrete che presto risponderò anche a voi. Un bacino, ciao!